Siamo in collegamento con Fabrizio Luongo, presidente dell'azienda speciale Si Impresa e vicepresidente della Camera di Commercio di Napoli. Salve, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, presidente, Napoli è pronta per Natale, sono state, illuminate tutte le strade dal centro alla periferia. Chiaramente non sono mancate le polemiche, ma insomma sono l'ingrediente che esiste e forse anche una sana dialettica. Ma è importante illuminare la città in questo momento così particolare, un momento delicato che deve rappresentare la ripresa dopo la pandemia. Sì, oggi il Presidente Fiola ha tenuto una conferenza stampa proprio per presentare il rendering di presentazione di illuminazione delle 130 km di strade che illuminerà tutta Napoli, dalle periferie fino al centro. E la costruzione è avvenuta nei tempi giusti affinché Napoli possa essere illuminata a metà novembre come tutte le capitali europee. Certo, c'è da dire che la Camera di Commercio è molto attenta anche alla valorizzazione del patrimonio culturale, un'iniziativa presentata proprio da Si Impresa. Sì, abbiamo presentato nei giorni scorsi nell'ambito di lezioni di storia della terza Escabec edizioni, abbiamo realizzato un secondo volume, quello di Arte in Camera, cioè ovvero far raccontare ai giovani studenti di 5 istituti d'arte scientifici della provincia di Napoli il nostro patrimonio artistico e culturale che ospita il Palazzo della Borsa, circa 200 dipinti, 50 busti, che possono raccontare perché sono nel Palazzo della Borsa, cosa hanno visto, cosa rappresentano e la loro mission di rappresentanza. Abbiamo scoperto un quadro di Titina De Filippo, del sindaco Valenzi, del De Dominicis, che addirittura il giorno della presentazione, che era il giorno 8, ricorreva il sesto anno dalla scomparsa. Quindi abbiamo fatto raccontare ai giovani un pezzo della loro storia che verrà aperta alle giornate del FAI. È un'iniziativa importante, la cosa bella è che questo evento si è potuto tenere in presenza, non è scontato in questo momento così complesso, naturalmente sono state rispettate tutte le norme anti-Covid, però questo, è un segnale importante, è un segnale effettivamente di ripartenza. Assolutamente, con prudenza, ma si riparte. Bisogna riprendere. Oggi il campo della vaccinazione ci lascia ben sperare. Vivere in presenza dà un'altra sensazione. Noi possiamo fare tutte le attività di questo mondo con il distanziamento. Così è stato costruito questo volume. I ragazzi hanno lavorato via telematicamente, però raccontare un dipinto lo si deve vedere, lo si deve toccare, soprattutto si deve vedere sul retro, perché sul retro racconta a quante mostre ha partecipato, come è arrivato nel Palazzo della Borsa, la grandezza, dare una sensazione diversa. Cosa bella che mi piace raccontare è che i ragazzi che hanno firmato il racconto dei dipinti, inserito in questo volume, in questo catalogo d'arte, rientra nel patrimonio lui stesso della Camera di Commercio e verrà fatto dono alle delegazioni commerciali straniere, visto che addirittura è anche in lingua e anche sotto forma di applicazione, così i ragazzi saranno più partecipi anche per il futuro. I ragazzi giovani sono molto interessati al patrimonio della loro città, può costituire anche questo un valore aggiunto? Assolutamente, abbiamo trovato grande competenza e grande passione, oltre che l'amore per i quadri, ma anche così per i busti, e ci hanno sollecitato loro stessi a raccontare anche gli arredi che hanno una loro storia. Il Palazzo della Borsa non è altro che la sintesi della rappresentanza della nostra capacità imprenditoriale, artistica, in ogni campo, quindi non solo pittorica, scultorea, ma anche dell'artigianato, e quindi perché è la migliore espressione che deve colpire i buyer stranieri, le ambasciate estere, per far capire la nostra capacità, la nostra bravura che deteniamo nel territorio di Napoli e provincia. Presidente, le imprese stanno ripartendo tra mille difficoltà, il periodo della pandemia è stato veramente molto duro, interi settori in ginocchio. La Camera di Commercio è al loro fianco per supportarli in questa ripresa? Presidente Fiola in maniera coraggiosa ha messo mano al patrimonio della Camera di Commercio ed è Napoli è una
un caso eccezionale in tutta Italia, che ha stanziato 43 milioni di euro di bandi, di aiuti alle imprese, nel territorio, non solo nel settore del turismo, ma anche per innovazione di nuovi macchinari, attrezzatura e arredi, sul bando fiere, mostre e fiere, sull'abbattimento a zero dei tassi di interesse di ogni finanziamento richiesto, dell'alternanza scuola-lavoro, un bando per il rilancio della cultura attraverso i teatri, un bando per tutte e 92 le amministrazioni comunali per animazioni territoriali, insomma un'attività a 360 gradi per aiutare le 320.000 imprese. Allora, Presidente, noi la salutiamo, la ringraziamo, naturalmente torneremo a collegarci per ulteriori iniziative della Camera di Commercio, perché è importante che queste iniziative che la Camera di Commercio pone in essere vengano poi riconosciute, sapute dagli imprenditori. La comunicazione è fondamentale in questo settore. E su questo vi diamo atto e la ringrazio, tutti i telespettatori di Telepomero. Arrivederci. Grazie.